radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore, come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Pace a voi. Capita ancora anche a noi, come ai discepoli, guardandoci intorno e anche, oso dire, guardando noi stessi, porre al Signore la domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Sì, perché a volte intorno a noi vediamo delle realtà che ci sembrano così lontane dal regno di Dio, in opposizione al regno di Dio. E noi stessi viviamo forti contraddizioni nei confronti delle esigenze del regno. A volte dimenticando tutto quello che l'appartenenza al regno chiede, altre volte preferendo alcune e trascurando altre, a seconda ovviamente delle nostre sensibilità o dei momenti che viviamo. Quindi questa domanda anche per noi è fondamentale, e già porla significa che c'è un interesse a capire come veramente l'uomo possa essere coinvolto, ed è coinvolto, dall'opera di salvezza di Gesù Cristo, e quindi come si entra e si vive nel regno. E la Chiesa stessa si pone come segno del regno in mezzo agli uomini, del regno di Dio. Gesù risponderà a questa domanda alla fine della pagina evangelica, quando dirà: verranno da Oriente e Occidente, si tenderanno a mezzogiorno e si raduneranno nella casa del Signore. Quindi la risposta del Signore non è minimalista, ma è massimalista, perché indicando i quattro punti cardinali indica l'universalità della salvezza e anche l'arrivo nel regno di tutti i popoli, per vie diverse, ma di tutti i popoli. Però tra la domanda dei discepoli e questa conclusione del Signore c'è la metafora della porta stretta. Sì, perché le esigenze del regno vanno prese e vissute nella loro radicalità, e chiedono sempre di farci piccoli, perché la porta stretta ci dice che le esigenze sono esigenze in cui o ci facciamo piccoli o non passiamo, o riduciamo le nostre pretese, le nostre grandi idee, oppure rimaniamo fuori, o i nostri comportamenti non solo sono di superbia, ma sono proprio mirati a fare di noi persone inconciliabili con il regno di Dio, con il regno dei cieli. Allora la porta stretta è la misura per entrare nel regno, è la modalità per entrare nel regno, ed è la fatica per entrare nel regno. Il profeta Isaia, nella prima
lettura proclamata e che seguiamo in modo particolare, ecco, raccoglie il desiderio di Dio che poi sarà manifestato da Gesù, di questa universalità della salvezza. Infatti dice Isaia: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Quindi nel piano di Dio, nel desiderio di Dio e nel progetto di Dio che si va realizzando, nessuno è escluso. E se nessuno è escluso, noi non abbiamo il potere di escludere qualcuno. Se Dio si rivolge a tutti, dando a tutti la modalità della porta stretta, noi non abbiamo il potere di escludere nessuno. Né allargando quella porta per gli amici e né stringendo quella porta per i nemici, come tante volte facciamo. Per gli amici la porta si allarga, per quelli che riteniamo lontani, contrari, ostili, la porta si stringe sempre di più, perché vogliamo che non entrino. Invece il desiderio di Dio, rivelato in pienezza da Cristo, è che verrò a radunare tutte le genti. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, e fa un elenco. Sì, ma vogliamo chiederci: perché pone un segno? Perché i chiamati che si avviano verso la salvezza diventano segno per gli altri. Ma in loro qual è il segno? La Chiesa è segno di salvezza, è sacramento di salvezza. Ma cosa c'è nella Chiesa come segno per cui si può riconoscere come sacramento di salvezza? Il segno è uno solo: la fatica del comandamento dell'amore. Perché la porta stretta, alla fine, è questa qui. Comandamento dell'amore che deve declinarsi in tanti modi, incominciando dal rispetto degli altri, dall'ascolto degli altri, dal perdono verso gli altri, anche dei nemici. Anzi, secondo Gesù Cristo, incominciando dai nemici. Dalla croce, davanti a Cristo, l'umanità si poneva come nemica. E quindi lui ha iniziato dall'umanità che si poneva come nemica davanti a Cristo, dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questa è porta stretta. Questa è la misura per salvare da parte di Cristo e per salvarci da parte nostra. Perché Egli ha dato questa misura per la salvezza dell'umanità e noi dobbiamo entrare in questa misura. Quindi, in base al Vangelo che abbiamo ascoltato della porta stretta, io credo che noi siamo segno per tutti i popoli se in noi c'è la porta stretta del comandamento dell'amore. Si entra nell'amore per la porta stretta e poi il cuore si dilata. Ma se non c'è questo momento in cui devo restringere il più possibile il mio io per poter dilatare il mio amore, non riesco ad amare. La porta stretta è l'io che si fa piccolo, perché il cuore diventi tempio. Tempio che accoglie la Trinità e tempio che accoglie ogni fratello e ogni sorella. Ma il profeta continua e mi colpisce quando dice che noi dobbiamo sentire l'esigenza missionaria per arrivare a quelli che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Qui è uno stimolo a non accontentarci di chi già conosce il Signore, a non accontentarci che il Signore fa anche a meno di noi. Sì, fa a meno di noi, però intanto esige da noi. Certo che il Signore troverà altri modi dove noi non possiamo arrivare, ma ci chiederà perché non ci siamo messi in cammino per andare dove quelli che non conoscevano il Signore. Lui arriverà per altre strade, però per quello che ci ha chiesto, ci ha comandato, ci chiederà: perché non vi siete mossi? Perché non siete usciti? Siete rimasti chiusi, accontentandovi
di voi e confidando che qualche altro o Dio stesso si sarebbe occupato di questi fratelli e di queste sorelle che non mi conoscono. Invece noi dobbiamo annunciare la gloria alle genti, perché la gloria di Dio traspaia veramente sui nostri volti. Non dobbiamo guardarci in faccia noi più o meno credenti e farci complimenti tra di noi. Dobbiamo fare in modo che possiamo avere un volto da presentare a chi non crede. E tante volte noi non abbiamo un volto da presentare a chi non crede. Per cui sul nostro volto non c'è gloria di Dio, perché è impresentabile a chi non crede. Con quale volto noi andiamo da chi non crede se non siamo luminosi, trasparenti, puri? Con quale volto andiamo? Col volto dell'ira? Col volto della rabbia? Col volto dell'odio? No, non possiamo andarci. E ci guardiamo tra di noi e ci facciamo i complimenti tra di noi. Questa non è missione. Ma l'altra cosa bella di questa pagina del profeta Isaia, per dire come il Signore, nonostante il segno della porta stretta e la misura della porta stretta, vuole per tutti la salvezza. Quando dice che verranno come offerta al Signore queste genti, che vedranno grazie a noi la gloria di Dio, verranno come offerta al Signore su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari. Questi vari mezzi di trasporto vanno letti in maniera simbolica come la possibilità di vari mezzi, strumenti, vie per arrivare a Dio. Non è l'unica la via per arrivare al Signore. Non è una sola cultura che ci porta al Signore. Ma dobbiamo fare in modo che ogni cultura, sia esso un carro, sia un cavallo, sia una portantina, sia un mulo, sia un dromedario, a seconda della sensibilità dei popoli, ognuna di queste culture, della sua sensibilità, può essere un veicolo per arrivare al Signore. Non c'è una cultura preminente, ma l'annuncio deve fare in modo che ogni cultura trovi la direzione giusta per arrivare al Signore.